Gentile professor Ferrarotti, la ringrazio per la sua disponibilità a partecipare tramite questo contributo video al panel che si terrà durante il Festival della Sociologia di Narni il prossimo 8 ottobre. Il panel sarà moderato da Uliano Conti e prevederà, oltre alla mia partecipazione, la presenza della professoressa Maria Caterina Federici e del professor Massimiliano Marianelli. E sarà una riflessione a più voci che partirà dal suo recente libro Dalla società irretita al nuovo umanesimo, sul tema proprio dell'utilità della sociologia e della ricerca sociale per individuare le condizioni per un nuovo umanesimo. Quindi la prima domanda che le faccio è come è nata l'idea di scrivere questo libro e se ci stiamo avvicinando a questa società orientata al nuovo umanesimo. Beh, intanto devo dire che un libro ci capisce pochissimo colui che l'ha scritto. Di regola il lettore in profondità, non il semplice, diciamo, liseur, no? Come diceva Alberti Baudet, ma il vero lecteur, il lettore, non il leggente. Ecco, il libro è una tesi. Qual è la tesi? La tesi, in fondo, di questo libro, Dalla società irretita al nuovo umanesimo, è semplice, ma anche nello stesso tempo ardua, difficile. Cioè, non basta andare avanti per andare bene. L'errore che noi stiamo facendo oggi consiste nel confondere i valori strumentali con quelli finali. La tecnica, un grande valore. La tecnica ci dà tante cose, dall'acqua calda, che si ha la possibilità di muoverci in automobile stando seduti comodamente, più o meno comodamente, dipende dal traffico, però non va confusa la tecnica con i valori finali, vale a dire dove va l'uomo, perché? Perché la tecnica ripete se stessa. La tecnica è un valore strumentale che ha la capacità di controllare l'esattezza delle sue operazioni interne, non ha una, non ci dice cosa eravamo nel passato, dove siamo adesso e dove stiamo andando. Ripete se stessa all'infinito. È, diciamo, una perfezione, ma priva di scopo. Dov'è lo scopo? Questo è il punto. Il libro, in fondo, vuole semplicemente richiamare un fatto semplice, se si vuole, di conoscenza ordinaria. Non basta andare avanti per andare bene. Il progresso non è una fatalità cronologica. Il progresso può addirittura andare avanti per andare bene, andare solo avanti e credere di andare bene, può addirittura indurre, far cadere in crisi come quella di oggi, a volte neppure individuabile nei suoi termini esatti. La tradizione, bisogna guardare anche indietro, la tradizione non è tradizionalista. La tradizione può essere rivoluzionaria, nel senso che in essa, nella tradizione, ci sono semi non ancora inverati sul piano pratico-politico, sul piano storico. E allora cosa significa? Il libro semplicemente, tenuto conto che ormai noi viviamo in una società dominata dalle informazioni elettroniche, tenuto conto che queste informazioni sono meravigliose. Sono rapide, ma così rapide che non consentono la riflessione, il dubbio. E noi non potremo vivere senza internet. Internet è una macchina stupenda. Nel giro di pochi secondi può compiere operazioni di grandissima complessità. Ma è una macchina stupida! Perché? Perché non sa indugiare, riflettere, dubitare. Quindi tre regole, le tre regole che io prendo dai classici e che offro come base per un nuovo, possibile, ipotetico, umanesimo, forse. Primo, medenagan in greco, ne quid nimis, come dicevano i nostri padri latini, di cui siamo forse figli indegni, temo qualche volta. Nulla in eccesso, il senso della misura. Oggi invece c'è questo torrente di informazioni rapide, diverse, che proprio negli individui, nei giovani e nei giovani adulti più intelligenti crea che cosa crea? Crea la deconcentrazione, l'impossibilità di farsi un progetto di vita.
la impossibilità, la incapacità di scegliere, perché ogni scelta è una rinuncia, tutto il resto. Quindi nulla in eccesso. Seconda regola, molto importante, age quod agis, fa quello che fai, concentrati. Dirò qualche cosa che non è molto popolare, francamente. Era meglio, era più facile concentrarsi nel mondo della penuria all'incirca 100 anni fa, il mondo da cui io provengo, perché in fondo c'erano poche possibilità. E allora cosa poteva fare? Allora uno guardava non fuori, non era agitato, non c'era pubblicità, non c'era stimolo. Oggi c'è un'enorme quantità di stimoli che in fondo finiscono non per arricchire ma per irretire, per deconcentrare e quindi al limite quasi dissolvere l'individuo. Si pensava: cosa posso fare nei limiti miei, con la grande convinzione filosofica? E questo forse può essere considerato un risultato del libro. Noi non siamo né causalmente determinati in maniera fatalistica, né siamo sovranamente liberi. Cosa siamo? Siamo, come io non mi stancavo di discutere, di ripetere con l'amico, amico e maestro Nicola Abbagnano, siamo né condizionati, né causati fatalisticamente, né siamo sovranamente, siamo condizionati. Da che cosa? Dalle situazioni, dalle circostanze obiettive. Chi è che studia le circostanze obiettive? L'analisi sociologica, libera, autonoma, che non risponde solo alle vacangianti, mutevoli richieste del mercato. L'analisi sociologica ha in sé i fondamenti della propria autonomia, guarda la situazione e comprende che gli individui vivono e nello stesso tempo sono vissuti dalla situazione in cui si trovano a nascere, da questa casualità incredibile. E allora questi individui, sulla base dell'analisi sociologica, studiando le circostanze in cui si trovano, riescano a vedere quelle che coincidono o comunque sono compatibili con le proprie tendenze interiori. E allora, conversando con se stessi, tornando dentro di sé, e io ricordo, e qui vale Agostino, redint e ipsum, ma vale anche Perseo, il giovane poeta di Volterra, tecum habita, tollat suamune lacerdo, abita con te stesso, ma si abbia pure il suo divertimento la folla anonima. Quindi questa capacità di farsi il progetto di vita e buttarsi dentro, sapendo che ogni scelta è una rinuncia e costa, sapendo però che ciò che costa poco non vale niente. Terzo punto, la terza regola, stupenda, contraddittoria a dirla, festina lente, affrettati lentamente. Cosa vuol dire? Io qui mi rifaccio anche agli studiosi, diciamo, di fisica e fisiologia neurocerebrale. Il cervello umano è una macchina lenta, tuttora lenta. Dirò di più, ci vogliono pur sempre 9 mesi all'incirca per procreare un bambino. E forse anche il libro accenna a questo, forse per fondare un nuovo umanesimo dobbiamo riconoscere che forse gli esseri umani non sono nati, non gli capita di venire procreati nel mondo per vivere alla velocità della luce, ma al contrario, sono qui su questo pianeta, per una volta passano sul pianeta per proclamare un diritto fondamentale, il diritto di umanità, per cui qualsiasi essere appaia in sembianze umane, quale che sia il colore della pelle, la forma degli occhi, è detentore di un diritto inalienabile, che non è solo il diritto umano di cui parla le Nazioni Unite, i politici, è un diritto di umanità
per cui questa persona, uomo, donna, nero, bianco, giallo, deve essere riconosciuto, accettato e accolto come membro di una famiglia umana. Devo dire che uno forse degli effetti positivi della presente, non posso prescindermi, della presente pandemia è proprio questo. Colpisce tutti, dall'India al Canada, dall'Europa al Brasile, gli Stati Uniti, e ci fa riscoprire ciò che non può non essere la base di un nuovo, ipotetico, difficile umanesimo. Ci fa riscoprire la fondamentale unità della famiglia umana. Grazie. E, la seconda domanda, partendo da come scrive nel libro, dove afferma appunto che il Novecento si apre come il secolo delle grandi promesse scientifiche, ma le promesse del progresso scientifico non si sono avverate. Che ruolo ha la scienza oggi in Occidente, anche proprio in relazione alla pandemia? La scienza, o le scienze, dobbiamo dire, come concetto fondamentale, ha subito una evoluzione interessante negli ultimi 200 anni. Dall'entusiasmo per la scienza, voglio citarlo perché se lo merita, di un Condorcet, per esempio, autore dello schizzo di un quadro dello spirito umano, che tra l'altro termina di scrivere mentre aspetta di essere portato alla ghigliottina. Condorcet era un aristocratico. In cui quel momento in cui si pensava che la scienza, contro la tradizione, contro le religioni viste solo come superstizione e così via, sembrava dispensare un sapere divino. No, non si può più parlare della scienza in quei termini. La scienza non ci dà un sapere divino certo, assoluto, no. Non parla più in termini di leggi intemporali, necessarie e necessitanti. Oggi la scienza si è dedogmatizzata, tutte le scienze. E allora la scienza, le scienze diventano consapevoli di poter solo offrire conoscenze stabilite, accertate, però destinate ad essere superate in base al principio fondamentale della autocorreggibilità. Quindi oggi le scienze parlano non di certezze assolute, ma di tendenze probabilistiche. Il concetto di probabilità e di possibilità al posto del concetto di certezza assoluta. E allora noi possiamo oggi, riflettendo, possiamo distinguere le scienze, in scienze dimostrative, basate su dimostrazioni tipo soprattutto matematico-numerico, dalle scienze interpretative, che sono le scienze in fondo umanistiche, che sono legate all'ermeneutica e non alla dimostrazione numerica, matematica, che finiva sempre col CDD, come dovevasi dimostrare. Oggi queste scienze umanistiche, che sono soprattutto legate, come dicevo, all'ermeneutica, che sono interpretative, sono molto belle, in queste scienze primeggia la sociologia. La sociologia non è la scienza della società, come credevano i fondatori, sai, i fondatori sono fondatori, quindi sono pieni di entusiasmo, Auguste Comte, il britannico Herbert Spencer. No, la sociologia non è la scienza della società, è la scienza della interconnessione dei vari aspetti sociali in quanto dialetticamente si condizionano l'un l'altro. Questo è la grande... La sociologia come tale quindi non ci dice cosa fare per avere la buona società, la retta via morale, non è una scienza morale, ma è ciò che purtroppo non fa oggi e dovrebbe farlo,
si domanda quali sono le ricadute sociali, collettive e psicologiche individuali di certe innovazioni tecniche. L'innovazione tecnica oggi domina su tutto ed è legata al mercato. Notate bene, quando il mercato, l'economia di mercato è così importante, dominante, rischia di tracimare e di tradursi in società di mercato. Ma la società e il mercato hanno un senso, una contraddizione in termini. Società di mercato non è più una società in cui il rapporto umano abbia valore in sé per sé, ma tutti i rapporti umani interpersonali vengono considerati come valori non solo strumentali, ma utilitari. Che cosa me ne viene? E allora, a questo punto di egocentrismo estremo, la società non esiste più, e vale la grande domanda del grande sociologo Georg Simmel: Wie ist die Gesellschaft möglich? Come è possibile la società? Questa è la nostra domanda oggi. E le scienze sociali possono avere un ruolo nella soluzione dei problemi sociali basandosi sul principio della avvalutatività? Il principio della avvalutatività è un principio tipicamente weberiano, Max Weber, che lui esprimeva in tedesco come Wertfreiheit, la libertà dai valori. E io ricordo che non proprio l'altro ieri, ma nell'inverno del 1951 all'Università di Chicago ne discutevo, si può dire, tutti i giorni con il grande Leo Strauss, Edward Schiltz, e qualche volta anche veniva in queste discussioni un visiting professor che si chiamava August Friedrich von Hayek, che era poi il caposcuola della scuola austriaca. E intanto cominciamo dall'inizio. Noi parliamo di giudizi di fatto e giudizi di valore, che valutano i fatti. Sono entrambi giudizi, sono costruzioni mentali. La sociologia è avvalutativa nel senso che non può moralisticamente dire ciò che funziona e ciò che non funziona, deve accertarlo nella realtà, e per questo è analisi scientifica. Quindi, in qualunque situazione politica, sociale, economica, l'analisi sociologica è in ascolto e ci dice quali sono le domande della società. Per esempio, oggi le domande che una società si fa su scala planetaria non sono solo quelle della sopravvivenza del genere umano, che è la domanda fondamentale, ma sono anche quelle relative alla giustizia sociale, alla disparità, alla libertà, alla possibilità di autorealizzazione degli individui, indipendentemente dall'assetto politico. Ora, queste grandi domande sono grandi domande di valore. Risposta definitiva: la Wertfreiheit, cioè la avvalutatività, non significa libertà di valore come neutralità rispetto ai valori, come indifferenza, indifferentismo etico. Al contrario, significa comprendere che c'è una sorta di politeismo, di molteplicità di valori, ed è fondamentale per gli esseri umani scegliere in maniera consapevole i valori a cui dedicarsi. L'ultima domanda per questa parte parte dalla sua riflessione nel libro, nel quale dice che nel momento stesso in cui le società multinazionali svolgono compiti economici e sociali di primaria importanza e hanno quindi un vero e proprio potere politico pubblico, ma dal codice civile vengono solo riconosciuti come domicili privati. Quindi a tal proposito le chiediamo, nelle democrazie occidentali, a livello istituzionale, quali sono i principali cambiamenti che stanno avvenendo? E tra le multinazionali a cui faceva riferimento, possiamo mettere anche le aziende farmaceutiche? Oggi il mondo, come sempre, come ai tempi di Augusto, come ai tempi di Pericle, V secolo a.C., il mondo è dominato, è diretto e governato da chi ha il potere. Dov'è il potere oggi? Come mai la politica conta sempre, mi sembra, poco, mentre è ovunque?
chi decide? Chi sono oggi i politici? Il problema ha un'analisi sociologica consapevole, libera, autonoma, ha un'analisi che contempli la situazione planetaria e non soltanto dei singoli paesi, delle singole nazioni, dello Stato nazionale. Può rispondere solo in questo modo. Il potere oggi di decidere non è più nelle mani di un governo, di una classe politica, no, è nelle mani di circa 200 società multinazionali che hanno bilanci superiori a quelli di molti stati e che in fondo determinano l'avvenire del pianeta con la innovazione puramente tecnologica basata su che cosa? Giustificata dalla massimizzazione del profitto nel più breve tempo possibile. Questi sono i veri grandi poteri. Decidono i grandi investimenti strategici, disboscano, trivellano, eccetera, finite, se ne vanno, fanno le valigie, non hanno. Sono basate sul principio della aterritorialità. Oggi i singoli paesi, i governi non riescono a fargli pagare le imposte perché non sanno dove sono residenti. Loro prendono le residenze all'isola Cayman con le offshore, fanno delle compagnie fasulle in posti, in luoghi dove c'è una, diciamo, c'è un regime fiscale a dir poco blando, se non inesistente. Allora, come mai? E qui bisogna dire le cose come stanno. Io temo, i sociologi sentono, avvertono questa discrepanza fra potere effettivo, diciamo, conseguenze sociali di certe azioni e formali poteri di intervento e di governo. Cioè capiscono, i sociologi autonomi liberi oggi sanno che c'è una contraddizione fra potere reale di fatto esercitato su scala planetaria da queste 200 società multinazionali aterritoriali che sono ovunque in nessun luogo e i bisogni delle singole, delle varie società. Questa è la sociologia, arriva a enucleare questa contraddizione. E di fronte a questa condizione che fare? Primo, prendere atto della debolezza, non voglio dire della obsolescenza, ma della relativa debolezza dello Stato-Nazione, finito. Lo Stato-Nazione, per cui esiste uno Stato italiano, francese, americano, eccetera, nasce con la pace di Vestfalia 1648. È una creazione stupenda, lo Stato-Nazione è una creazione, diciamo, dovuta al termine finalmente delle lotte di religione che fino al 1648 la pace di Vestfalia avevano insanguinato l'Europa. Ma oggi lo Stato nazionale non è più in grado di intervenire efficacemente, di modificare, di governare, di esercitare un potere effettivo né sul piano domestico nazionale, tantomeno su quello internazionale. Su quello nazionale lo Stato oggi centralizzato è troppo burocratizzato per arrivare ad avere un rapporto vitale, effettivo, vero, con le comunità di base, che percepiscono in effetti, come avviene soprattutto in Italia, percepiscono lo Stato e le istituzioni come esterne, estranee, sono nemiche, da cui stare lontani. Per questo, per esempio, l'evasione fiscale è la giustificazione, ma io lo faccio per la mia famiglia, io do lo Stato, dovevano finire questi soldi. Ma sul piano internazionale, anche peggio, sul piano internazionale gli Stati nazionali oggi non hanno alcuna possibilità di incidere rispetto alle grandi società multinazionali, di cui qualche volta diventano soltanto luogotenenti. Pensate qua. E allora, di fronte a questo fatto, noi ci troviamo di fronte a una situazione che dovrebbe suonare disonore, disdoro veramente,
grave per tutti i giuristi, anche per i sociologi, per i governanti. Di fronte al potere enorme di queste 200 società multinazionali su scala planetaria, con dei bilanci, come abbiamo detto, superiori a quello di molti stati singolarmente presi, noi abbiamo, da un punto di vista giuridico, dal punto di vista del diritto civile, societario, penale, abbiamo una concezione negli ordini giuridici vigenti di queste società nazionali come domicili privati. Sono potenze che esercitano un potere pubblico, quindi politico. No. E non si può assolutamente chiamarli in causa se non c'è un'azione di un semplice cittadino che chiama in causa un domicilio privato. Sono domicili privati che hanno un potere planetario.